Gazzetta Sportiva, vai col vento, titola la Gazzetta Sportiva. Maggetti oro nel windsurf, la Cagliaritana regala il sesto trionfo all'Italia con dedica a Gigi Riva. Poi Jacobs, oggi la verità, lui non brilla ma ci crede. In batteria solo 1.500 per il re di Tokyo, con Thompson favorito. Infine, lo storico bronzo nel tennis con Musetti. Corriere dello Sport, vai col vento, scrive anche il Corriere dello Sport. Maggetti oro nel windsurf, bronzo storico per Musetti nel tennis. E l'Italia arriva a 19 medaglie alle Olimpiadi. Sotto, il pareggio per 2-2 contro il Brest, Chiesa escluso da Motta, lo strappo è definitivo. Tutto Sport, vento d'oro, titola Tutto Sport. Trionfo di Maggetti nel windsurf, Musetti storico bronzo. Sotto, lampi di Juve e Manubi in difesa, Vlahovic e Danilo ribaltano il Brest, ma troppi buchi. Alla fine è 2-2. Corriere della Sera, apertura doppia per il Corriere della Sera. A sinistra, l'oro nel windsurf con Marta Maggetti e il bronzo di Musetti nel tennis. A destra, la mappa di chi evade il fisco con i dati divisi per categorie e aree geografiche. Sotto, la grande paura dell'attacco dell'Iran a Israele. Gli USA, via subito dal Libano. Che bagarre per Julian Alvarez, oltre all'Atletico anche l'Arsenal sonda il terreno. Ed è qui che, secondo Mirror Sport, l'Arsenal ha cominciato a monitorare la situazione dell'argentino 24enne. Specialmente dopo la risposta netta di Guardiola. Quando avrà finito di pensare, il suo agente chiamerà Txiki, Begiristain, NDR, e vedremo cosa succederà. Per rilevare il cartellino del giocatore, tuttavia, servirà un investimento importante, da almeno 80 milioni di sterline, 90 milioni di euro o poco più compresi i bonus. Una vita in Spagna, ora Cuenca è ufficiale al Fulham, voglio giocare in Premier League. Addio Villarreal, Jorge Cuenca leva le tende e approda in Premier League, per firmare ufficialmente con il Fulham. È la prima esperienza fuori dalla Spagna per il centrale classe 94. Il giocatore ha apposto la firma in calce sul contratto quadriennale, fino al 2028, con il club di Craven Cottage con opzione di prolungamento per 12 mesi ulteriori. Un acquisto da 6,7 milioni di euro fissi e 1,5 milioni di euro variabili per la società inglese. Vale la pena ricordare che il Barcellona riceverà il 20% della plusvalenza derivante dalla vendita. Arsenal, che botta! Isak non è in vendita, Newcastle categorico. Virata su Gyökeres. Il Newcastle ha chiesto oltre 115 milioni di sterline per lo svedese quando il Chelsea ha bussato alla porta a gennaio, ma ora secondo quanto riportato da The Independent il club inglese avrebbe chiuso la porta in malo modo anche ai tentativi e ai corteggiamenti mostrati dai Gunners. Isak non è in vendita. Questo è il messaggio senza mezzi termini spedito direttamente al club londinese. Il timore di dover cedere il 24enne però non era così velato, viste le incombenze da rispettare per i regolamenti finanziari, ma le cessioni di Elliot Anderson e Yankuba Minte hanno cancellato il problema. La porte stufo dell'Arabia, si insinua il Real. Ma l'AL Nas non vuole ascoltare le offerte. Infatti, secondo quanto raccolto da Sport, la Porte sta facendo pressione sulla AL Nas per permettergli di tornare nella Liga e unirsi al Real Madrid. E stando ad ulteriori approfondimenti del media saudita Al Yaun, l'agente del franco spagnolo ha contattato il club per discutere della partenza del proprio assistito. Da qui sarebbe nata una riunione d'emergenza tra il direttore sportivo Fernando Hierro, l'allenatore Luis Castro e il presidente Almuaidib. Manchester United, rinforzo in prospettiva, preso il talento ex Arsenal Obi Martin.
il Manchester United ha raggiunto un accordo per ingaggiare l'attaccante 16enne Kido Obi Martin. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche con i Red Devils. L'ex giocatore dell'Arsenal, che ha lasciato il club al termine del suo contratto, ha rifiutato offerte più alte della Germania per firmare con il sodalizio di Manchester. West Ham, ecco Somerville. L'attaccante ha firmato il contratto, manca solo l'annuncio. Dopo l'accordo raggiunto giovedì, Kryzentcho Somerville ha sostenuto la seconda parte delle visite mediche e poco fa anche firmato il contratto che lo trasformerà in un nuovo acquisto del West Ham. L'obiettivo degli Hammers è concludere il suo trasferimento dal Leeds il prima possibile. Se tutto andrà bene, il West Ham deciderà se sarà meglio per lui volare negli Stati Uniti per il resto del tour prestagionale del club o restare a Londra per allenarsi. Atletico Madrid, ecco il 9 per Simeone, dal Villarreal arriva Alexander Sorloth. Alexander Sorloth è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid, adesso è ufficiale. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Villarreal. Di seguito il comunicato ufficiale. Il nostro club e il Villarreal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante norvegese, che ha firmato un contratto per le prossime 4 stagioni. L'Atletico Madrid e il Villarreal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alexander Sorloth, che firmerà per il nostro club per le prossime 4 stagioni. Il 28enne norvegese, nazionale a pieno titolo per il suo paese, è un attaccante di grande potenza fisica grazie ai suoi 195 cm di altezza. Olympique Marsiglia, anche Nketiah è in lista per l'attacco, c'è già un'intesa di massima. L'Olympique Marsiglia è pronto a operare un rilancio per Eddie Nketiah. L'attaccante classe 1999 si trasferirebbe volentieri in Francia, ha già un accordo di massima con il club provenzale, tuttavia resta da trovare ancora l'intera con l'Arsenal. Una prima offerta, stando a quanto raccontato da Sky Sports UK, è stata già rifiutata all'inizio di questa settimana. Ma adesso l'OM potrebbe alzare la proposta e avvicinarsi alla richiesta dei Gunners. Tuttavia dalla Francia raccontano di un'intesa anche con Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund e i due profili potrebbero essere alternativi. Atletico Madrid, colpo in difesa, dalla Real Sociedad arriva Lenormand, i dettagli. Adesso è ufficiale. Robin Lenormand è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Un campione di Europa per il Cholo Simeone, che accoglie in organico uno dei migliori difensori del panorama spagnolo e anche internazionale, reduce dal successo a Euro 2024 con la Spagna. A 27 anni, Lenormand fa il salto in una big della Liga.